Ciao a tutti ragazzi, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua perché vorrei parlarvi un po' di quello che è un titolo, che anche in questo caso si ritrova a essere abbastanza importante all'interno di quella che è la letteratura manga shoujo, che ha fatto un po' il corso nei suoi anni e nel suo tempo. E come avrete già letto dal titolo qua sotto, per i più nostalgici avrete letto che oggi parliamo proprio di Hanayori Dango di Yoko Kamio. È un manga che è uscito in Giappone nel 1992, quindi potete ben benissimo immaginare la sua vecchiaggine all'interno, ecco, di questo genere, di questo target letterario di fumetti. E ovviamente un manga che comunque con gli anni è diventato abbastanza famoso, anche se ultimamente è principalmente famoso per il suo non essere assolutamente reperibile, se non in versione completa, dei prezzi assurdi, perché ovviamente Planet Manga, che è l'editore che l'ha portato in Italia, non l'ha mai ripubblicato. In Italia oltretutto è iniziato a uscire nel luglio del 2002, come mi dice questo primo volume. In Giappone per la Shueisha contava ben 37 volumi, in Italia siamo arrivati a un totale di 48, perché i primi volumi erano divisi in sottilette, quindi praticamente erano come se fossero un volume diviso in due. Quindi potete ben benissimo immaginare i disagi delle sottilette che uscivano in quegli anni. Da questo manga è stato anche tratto un anime che qua in Italia è conosciuto fra, ed è famoso soprattutto come quei tanti serie anime che furono uscite negli anni 90 con quei titoli scioglilingua. In questo caso è Mille emozioni fra le pagine del destino di Marie Yvonne, se mi ricordo bene. Quindi, bei momenti, proprio ci sta bene con il titolo Hanayori Dango, il cui titolo originale in realtà sarebbe Meglio i fiori che i ragazzi, ma sorvoliamo questo dettaglio del titolo dell'anime. Oltretutto, è un titolo così molto famoso che ha ispirato tantissime serie drama, sia giapponesi che mandarine che coreane. Quella più famosa, ovviamente, è quella coreana di Boys Over Flowers, di cui sapete io vi ho parlato mille salse. Vi lascio anche il video a fianco a me in cui ve ne parlai quando la vidi la prima volta. Ma è uscita appunto anche una versione, forse più di una giapponese, due versioni comunque cinesi, fra cui Meteor Garden, che è quella che sta attualmente su Netflix, che è l'ultima che è uscita più attuale, e mi pare anche una taiwanese, se non mi sbaglio, ma non sono sicura, ho perso letteralmente il conto. Parlarvi di Hanayori Dango è anche in questo caso, un po' come era successo con Proteggi la mia terra o altri titoli un po' più vecchi, parlarvi comunque di un pilastro della letteratura shoujo, soprattutto perché lo si può un po' definire come il papà di quello che fu il New Romance, quel genere di letteratura di fumetto shoujo che poi ha ispirato successivi titoli diventati veramente tanto famosi, quali per esempio quelli della Wataru Yoshizumi, come Piccoli Problemi di Cuore o altri affini. Quindi possiamo definirlo un po' quello che è il papà di tanti shoujo a carattere scolastico che conosciamo tuttora, che sono usciti negli ultimi anni. Sono più o meno un po' tutti, ecco, derivati da questo per molti aspetti. Oltretutto è proprio uno di quei manga che va ovviamente a trattare la tematica dello scolastico in una maniera un pochino più adulta e soprattutto a trattando quelle che sono determinate situazioni e tematiche che vanno a rivedere un po' il concetto di luogo scolastico, non più tanto come solo un luogo di apprendimento, ma in maniera anche un pochino più reale, soprattutto per quanto riguarda situazioni non proprio piacevoli, quali quella del bullismo, che è veramente molto presente all'interno di questo volume, quella anche un po' del rapportarsi con gli altri, soprattutto se ci si ritrova in un ambiente diverso cui non si è abituati, ma in particolare che è quello che spicca di più maggiormente all'interno di quest'opera, la differenza sociale, che è proprio quello che ci riporterà leggendo la trama. Per chi non dovesse conoscere la storia di Hanayori Dango, sicuramente al mondo esiste qualcuno, ma mi sembra strano perché comunque anche solo per sentito dire è abbastanza famoso come titolo. Comunque vede come protagonista la ragazza che vediamo in copertina, Makino Tsukushi. Tsukushi è una ragazza che si è dovuta iscrivere al prestigioso liceo Eitoku per scelta e ordine praticamente della madre, vedendo che i figli dei colleghi di suo marito, quindi del padre della nostra protagonista, frequentavano tutti i licei o comunque scuole abbastanza rinomate, non voleva essere da meno, quindi decise di far iscrivere Tsukushi a questa prestigiosa scuola, praticamente frequentata solo da figli di papà. Tsukushi arriva ovviamente da una situazione sociale e soprattutto economica non proprio favorevole per un istituto di questo genere, infatti si ritroverà letteralmente come essere un pesce fuor d'acqua, essere guardata sempre un po' così dalla lontana da tutti gli altri alunni come la poveraccia, la pezzente, la racchia di turno sostanzialmente, che poveretta, insomma, non è neanche tanto colpa sua se si ritrova in questa situazione.
e cercherà in tutti i modi di vivere questa sua esperienza scolastica rimanendo il più possibile rintanato in un angolino senza farsi effettivamente notare, quindi passare questi 3 anni che la vedranno all'interno di questa scuola come se fosse letteralmente inesistente, cosa che purtroppo verrà completamente stravolta nel momento in cui entrerà effettivamente in contatto con quello che è il gruppo degli studenti più belli e ricchi della scuola e anche più temuti, gli F4, capitanato dal più ricco di tutti, più importante anche a carattere sociale giapponese, Domyoji Tsukasa. Domyoji è un ragazzo, diciamo, l'erede ufficiale delle società Domyoji, una delle più ricche all'interno di questo Giappone che leggiamo all'interno di questo manga, ed è un ragazzo prettamente scorbutico, attaccabrighe e molto molto violento. E si ritrovano gli F4 ad avere qualche rogna dagli altri studenti. Gli altri studenti dovranno stare veramente molto attenti perché nel momento in cui si troveranno un cartellino rosso all'interno dell'armadietto, la loro vita scolastica è veramente finita e con atti di bullismo tutti gli studenti della scuola avranno l'onore di poter compiere le peggio cose verso questo studente con l'intento di farlo andare letteralmente via da questa scuola, ma nel peggiore assolutamente dei modi. La nostra Tsukino si ritroverà nella stessa situazione, però lei, nonostante le apparenze, sotto sotto è sempre stata una ragazza con un temperamento molto forte. E da qua inizierà la nostra storia. Una storia, come ho detto, veramente molto lunga, che andrà a toccare ben in 48 volumi tantissime situazioni diverse. In primis, come ho detto, proprio la distinzione sociale. La società proprio giapponese, vista da due prospettive, quella più ricca e ovviamente più miliardaria e quella più ovviamente proletaria, più povera, all'interno ovviamente di una storia per giovani lettori, quindi per ragazze, ma non solo, quindi un pubblico ovviamente più adolescente, ma che con lo stesso tempo fa molto riflettere su molte delle situazioni che si vanno a creare all'interno, appunto, come ho detto, di una società un po' malata, che è quella ovviamente più ricca, più economicamente fortunata. Vediamo ovviamente il tutto dagli occhi della nostra protagonista, dagli occhi di Tsukushi, che si ritroverà letteralmente sballottolata in un mondo che non le appartiene e in cui entrerà sempre di più a far parte, in contatto, anche in maniera non proprio felice dal suo punto di vista, per questo suo rapporto che si andrà a creare di amicizie non solo con tutti i membri degli F4 e i suoi compagni di questa scuola che non la vedrà mai come una sua vera e propria partecipante, alunna sotto ogni punto di vista. Io già conoscevo ovviamente la storia di Hana Yori Dango, come ho detto, ho visto il dramma di Boys Over Flowers e molto spesso mi sono ritrovata, anche se di solito non è una cosa che mi piace fare, a metterle un po' a confronto e conoscendo già una versione diversa da quella originale del manga, mi sono ritrovata però a notare che fra le somiglianze della trama, fra appunto il filone della trama, che ora della fine è quello perché la trama è la storia è quella, però cambiano determinate, diciamo, situazioni, vengono un po' rigirate o risistemate in un modo o nell'altro e sono andati a compensare un po' a vicenda. Una delle pecche, forse la pecca più grande di questo manga è la sua durata. Per quanto mi riguarda, è troppo lungo per un manga di questo genere. Manga di questo tipo, secondo me, non dovrebbero andare, per quanto mi riguarda, oltre, ma proprio tirandola tanto, i 20 volumi. Avevo trovato Arrivare a te della Karushina 30 volumi troppo lungo, nonostante fosse andato a, diciamo, trattare anche quelli che sono i personaggi secondari. Cosa che qua avviene ma in maniera molto più limitata, ovviamente tutto è molto più focalizzato sulla situazione di Makino e di Domyoji sotto molti punti di vista, però andando a toccare anche alcuni di quelli che sono i personaggi secondari, anche se in maniera molto superficiale rispetto magari a tanti altri manga shoujo che poi sono, diciamo, arrivati da questo qui. Quindi questo un po' secondo me è stata un po' una pecca, ma la cosa che più mi ha, diciamo, reso veramente lenta la lettura, io speravo di finirlo in poco tempo, ci ho messo 2 settimane praticamente a leggerlo, è proprio il modo in cui l'autrice in certi casi è andata troppo ad allungare il brodo, inserendo quelle che sono situazioni che per quanto mi riguarda potevano essere tagliate o gestite in altro modo, cosa che invece è riuscita a fare il dramma di Boys Over Flowers, quello coreano, che è riuscito a riprendere alcune situazioni, quelle che secondo me erano più problematiche all'interno del manga, e unendole, rendendole molto più fluibili e andandole a rendere soprattutto molto più veloci diciamo al suo interno durante la visione. Viene per esempio da pensare, per chi l'ha letto, la parte del cugino, molto fra virgolette, l'ho trovata pressoché sì, certo utile, ma inutile a
fine comunque narrativo, perché anche questa si vede che era stata messa lì per allungare il brodo. Nel dramma di Boys Over Flowers sono andati a rigirarla inserendo varie situazioni, rendendola unica con altre, tante altre, e quindi rendendola molto più fruibile, per farvi capire ecco che cosa intendo se non si fosse capito da prima. Il disegno del manga non mi fa impazzire al 100%, all'inizio non mi piace granché, anzi all'inizio lo trovo, come avviene sempre, molto abbozzato, molto, non lo so, non bello, ma ovviamente i volumi sono tanti e più si va avanti più il tratto secondo me va migliorando e diventa anche abbastanza carino con quelli che sono i tipici standard appunto dei manga shoujo, quindi gli occhioni, anche se in questo caso gli sfondi non sono così prettamente presenti, è uno stile comunque molto, molto limitato, molto essenziale, soprattutto all'inizio per quanto mi riguarda. Vedete, certo ci sono i soliti fiori, però non è così pieno di retini, così pieno di cose che richiamano a un classico shoujo, è molto limitato, molto essenziale. E questa è una cosa che comunque ho apprezzato molto, perché non va a rendere pesante poi quello che si va a vedere durante la lettura. La trama, come vi ho detto, mi piace, però secondo me è troppo tirata per le lunghe, però ho apprezzato molto quelle situazioni, quei capitoli extra che vanno in qualche modo, anche se in maniera superficiale, a parlarci soprattutto di quelli che sono personaggi sia essenziali del gruppo degli F4, ma che vengono lasciati un po' in disparte, come avveniva poi alla fine anche in Boys Over Flowers. Hanno una storia un po' più lasciata in secondo piano, ma in un modo o nell'altro viene lo stesso raccontata. Qua avviene la stessa cosa, ma secondo me in Boys Over Flowers anche questo è stato fatto leggermente meglio. Sicuramente è un titolo che nel possibile vi consiglio di leggere se siete amanti del manga shoujo e volete in qualche modo conoscere un po' anche qua il progenitore di molti di quelli che sono gli shoujo che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, per come va soprattutto a sviluppare determinate situazioni, come si sviluppa la storia d'amore, che in un modo o nell'altro non è così melensa come ci si potrebbe aspettare da shoujo di questo tipo, è molto un tira e molla, molto distaccata per molti aspetti, ma ovviamente è comunque presente. I personaggi si arriveranno comunque in un modo o nell'altro ad amare e apprezzare tutti quanti, a parte i genitori di Makino, che se nel drama coreano mi facevano morire dal ridere, qua sono assolutamente insopportabili. Detto questo, a me è piaciuto, ho trovato veramente molto molto carino, sicuramente mi aspettavo qualcosina in più per molti aspetti, però nel suo complesso è sicuramente un titolo che sono felice di aver recuperato e di aver letto e di cui comunque vado molto fiera di possedere nella mia collezione, e che magari sarà uno di quei titoli che in futuro potrei anche pensare di rileggere oppure di risfogliare ogni tanto, perché in un modo o nell'altro è comunque una storia che a me piace molto. E mi ha fatto piacere poterla vivere anche nella sua versione originale. Ho trovato anche su internet in streaming l'anime senza censure subbato in italiano, quindi penso che però proverò a dare anche una possibilità all'anime di cui io mi ricordo pressoché il nulla. Sicuramente lo guardavo da piccola, ma non mi ricordo proprio proprio niente, devo dirvi la verità, e quindi vedere anche un po' la controparte anime come è stata fatta. E mi viene solo male a pensare le censure che avrà mai avuto in Italia per appunto le tematiche trattate, soprattutto per quanto si parla della questione bullismo, che è veramente molto potente e molto pesante in certi casi, e proprio per questo in certi casi l'ho trovato anche un pochino più pesante e brutale di quello che si vede nel drama di Boys Over Flowers, ma questa è stata un po' la mia percezione personale. Se qualcuno di voi l'ascolta e mi è capitato di leggere Hanayori Dango, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, se vo a voi l'avete apprezzato, se anche voi trovate un po' queste, diciamo, negatività fra virgolette che ho riscontrato anch'io durante la lettura. Insomma, parliamone qua sotto nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto, invito a lasciare un bel like e iscrivervi, così a non perdervi i prossimi video. Qua sotto trovate tutti i miei link utili ai miei social e link di affiliazione ad Amazon, per quanto per questa cosa della legge sull'editoria possa servire ancora, però comunque lo trovate qua sotto per qualsiasi cosa vogliate comunque acquistare. Noi ci vediamo prossimamente sul canale con un nuovo video, vi mando un bacione grandissimo e come sempre vi aspetto qua. Ciao!